Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. Gli rispose: Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto. Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. Un altro disse: Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: Mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Al suo ritorno, il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena. Parola del Signore. In un contesto conviviale, Gesù annuncia la parola e si rivolge ai suoi uditori, prendendo come esempio proprio la dinamica del banchetto, dell'essere coloro che invitano, che sono invitati, che partecipano al banchetto. E Gesù, a coloro che lo stanno ascoltando, che sono tutte persone da bene, tutte persone ragguardevoli, tutte persone relativamente ricche, ebbene a queste persone che erano abituate a invitarsi, creare occasioni di relazione, di condivisione, dice loro appunto che è ora di uscire dalla logica dell'invito per poter essere poi invitati. È ora di cominciare a entrare nella logica di Dio, che è la logica della gratuità, che invita coloro che non meritano e che non sono in grado di ricambiare. Ed è appunto questo mistero di una gratuità più grande. Dio invita tutti. Questa affermazione suscita la reazione di un commensale che allora dice: Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio. Quasi a dire che è la fortuna essere accolti, essere invitati, essere tra i pochi che sono invitati. E Gesù invece dice: No, non è così, tutti sono invitati, anzi ci sono quelli che lo sanno di essere invitati, ma il problema è per loro avere la capacità di accogliere questo invito. E poi ci sono quelli che non sanno di essere invitati, ma anche loro sono coinvolti in questo mistero. Allora il problema non è avere la fortuna o meno di essere coinvolti, ma il problema è avere l'umiltà di accogliere l'invito. Ed ecco la parabola. Coloro che sono invitati rifiutano e per questo il padrone invita altri che non erano previsti. E questi altri sono coloro che non hanno forza di ricambiare, ma sono coloro che offrono la loro povertà come occasione di comunione. Questo svela il cuore di Dio, Dio che da una parte ha avviato tutto il mistero di comunione con il popolo di Israele, che però può purtroppo rifiutare, chiudersi. E allora si apre ad altri, si apre a tutti coloro che, pur lontani, possono accogliere il suo dono. Noi nell'Eucaristia, prima di ricevere la comunione, diciamo: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ed è appunto la consapevolezza che siamo tra coloro che sono invitati, non perché capaci di ricambiare, ma perché semplicemente amati da Dio. Che il Signore ci doni di testimoniare questa gratuità oggi nei confronti dei nostri fratelli.